Giovedì 31 ottobre Maria Rosaria Boccia è tornata ad accomodarsi nel salotto di Piazza Pulita, sulla 7. Ho accettato di tornare perché la gogna mediatica non si abbassa ma aumenta sempre più, ha spiegato a Corrado Formigli. Si trova qualsiasi elemento per continuare a buttarmi del fango addosso ingiustamente. Anche lei si trova in una condizione di depressione, come l'ex ministro Sangiuliano, che ha raccontato di avere crisi di panico, perdita di sonno, di essere seguito da uno psichiatra. Lei si sente in una condizione simile? Ha chiesto il conduttore. Sono indagata e rischio fino a 7 anni di carcere per una cosa assurda. Sicuramente mi sento in una condizione disagiata in cui non mi sono mai trovata, ha replicato l'aspirante consigliera per i grandi eventi. Per un cittadino normale quello che ho subito e sto subendo non è sicuramente una cosa normale. Ho subito una perquisizione, attacchi mediatici importanti. Però penso ci sia poi la dignità e la forza di voler raccontare la verità. È questo che mi fa andare avanti. Chi mi impedisce di raccontarla? Beh, in questo momento c'è un'indagine. Io sono indagata e come ben sa rischio fino a 7 anni di carcere per una cosa assurda. Però mi sembra che più che essere giudicata nell'indagine, sono giudicata quotidianamente da giornalisti che sono tutti giudici di Cassazione. Mi pesano le notizie false che escono, come quella smentita proprio ieri sul mio ex marito. Io sono laureata, non lo sono i direttori di giornali che dicono il contrario. Io sono laureata, ed entrambi i direttori di giornali che lo asseriscono il contrario, non sono laureati, il ministro non è laureato, non capisco tutto questo accanimento verso la mia persona. Cosa ho detto che non risulta vero? Da un punto di vista giudiziario, siamo ancora in fase di indagine, io non sono stata ancora ascoltata e le indagini non sono ancora chiuse, ha aggiunto l'imprenditrice di Pompei. Maria Rosaria Boccia ha davvero sfregiato Gennaro Sangiuliano? Interpellata sulla ferita sul cranio di Gennaro Sangiuliano mostrata in esclusiva da Report, il sospetto è che ad infliggerla sia stata proprio lei. NDR, Maria Rosaria Boccia si è limitata a dire: questo fa parte di uno dei 4 capi di imputazione. Ora sicuramente non lo posso chiarire, ma io ci metto la faccia e quando finirà tutto tornerò e chiariremo quello che non possiamo chiarire stasera. Non posso parlare, però bisognerebbe datare il giorno in cui ha messo i punti, eccetera. Su questo sono molto tentata a parlare, ma non posso dire niente. L'imprenditrice campana non ha chiarito neppure il mistero della chiave d'oro della città di Pompei che il sindaco donò a Gennaro Sangiuliano e che poi è sparita nel nulla. Vale 12.000 euro. Chi ce l'ha? Io no, ha sentenziato. Sono perseguitata dai giornalisti, subisco agguati, mi aprono la spazzatura. Io vorrei tornare nell'ombra perché in questo momento vivere per me è impossibile, ha confidato Maria Rosaria Boccia a Piazza Pulita. Io sono perseguitata dai giornalisti, subisco agguati, mi aprono la spazzatura. Beh, però lei un ruolo pubblico se lo è preso su Instagram. Anche lei provoca, ha sottolineato Corrado Formigli. Io non provoco, io rispondo, ha puntualizzato l'imprenditrice di Pompei, rispondo agli attacchi feroci dei giornalisti amici e questo mi sembra poco corretto. Con i miei avvocati abbiamo interpellato anche il garante sulla privacy che ad oggi ancora non ci ha risposto, mentre invece in un'altra occasione ha risposto dopo 12 ore. Forse si usano 2 pesi e 2 misure, Bocchino, punge, Maria Rosaria Boccia, ho il messaggio in cui dice a Sangiuliano di essere incinta. Come vivo oggi? Io non vado in giro, vivo segregata in casa, ha rivelato Maria Rosaria Boccia, non posso andare in giro. Non ha visto gli agguati che mi fanno i giornalisti in televisione? Le persone che conosco mi mostrano tanta solidarietà. Se vado in bottega anche a comprare un pezzo di pane gli occhi sono brutti, pur non conoscendo la mia vicenda. Come se io fossi una donna di facili costumi. Dopo l'intervista, Maria Rosaria Boccia è stata protagonista di uno scontro con Italo Bocchino. Io sono qui perché non mi è stato dato un contratto, ha ribadito l'imprenditrice.
Ho il suo messaggio a San Giuliano del 22 agosto in cui afferma falsamente di essere incinta. Come poteva confermarle l'incarico? Ha detto il politico dopo averle dato della millantatrice, per giunta non laureata.